Rinviato al 5 aprile l'avvio dei nuovi servizi di refezione scolastica e della mensa della ludoteca di Roseto degli Abruzzi, che sarebbero dovuti partire alcuni giorni fa. Nelle prossime settimane il compito continuerà ad essere svolto dal consorzio, che aveva già assunto l'incarico in proroga l'anno passato. Una situazione su cui però i sindacati denunciano il fatto che le ditte che hanno vinto a gennaio l'appalto delle mense scolastiche del comune di Roseto non vogliono riconoscere lo stesso contratto collettivo nazionale del lavoro applicato dall'azienda cedente del appalto, come la normativa vigente prevede, una condizione che comporterebbe una forte riduzione salariale dei dipendenti. Sostanzialmente l'azienda non vuole riconoscere ciò che spetta di diritto in un cambio appalto in un ente pubblico, ossia la stessa retribuzione e il contratto collettivo nazionale di riferimento. In questo modo ovviamente passa un principio per cui le lavoratrici e i lavoratori impiegati negli appalti pubblici gli vengono ridotto le ore e la retribuzione e il salario. Io credo che questo non ce lo possiamo permettere come comunità e soprattutto dobbiamo garantire e tutelare il diritto delle lavoratrici, che ovviamente garantiscono un servizio pubblico essenziale, ossia quello della ristorazione collettiva delle mense scolastiche. Parliamo di lavoratrici, queste 20 lavoratrici interessate, che hanno un contratto part-time al 50%, quindi non stiamo parlando di salari cospicui, stiamo parlando di salari che permettono e garantiscono una vita dignitosa. Se a questo ci aggiungiamo quindi un rischio di una riduzione del salario, capiamo bene che ci sono gravi problemi sia al comune di Roseto, ma ci saranno anche, se lo permettiamo, anche in altri comuni e in altri enti pubblici. La situazione sicuramente è grave e soprattutto siamo ormai arrivati a scadenza per quanto riguarda la vecchia gestione dell'appalto.